Ciao ragazze, questo è il mio primo video con questo piccolo microfono che ho acquistato per fare dei video un po' più rilassanti. Sono appena uscita dalla doccia, sto mangiando un po' di kiwi giallo e adesso vi faccio vedere tutti i miei rituali post doccia. E comunque il kiwi giallo è molto più buono di quello verde, cioè niente a che vedere. Come primissimo step mi dedico a tutto il corpo con questa crema di Relasteel che è super super idratante, credetemi se ve lo dico io perché io ho la pelle super super secca e squamosa e la metto proprio in tutto il corpo, quindi braccia, gambe, ovunque. Due goccine di olio di Suede. Due goccine su tutte le lunghezze, sempre di Gesù, anche due goccine di questo siero che serve per riparare le doppie punte, sempre sulle lunghezze, hanno un odore buonissimo. Per informarvi, ultimamente sto utilizzando questo shampoo di Luxeol, mi sto trovando benissimo, profuma, fai capelli meravigliosi, cioè credetemi, credetemi, credetemi. Teniamo. E adesso come ultimo step mi dedico alla skincare. Prima di tutto crema idratante alla centella di Erborian, contorno occhi di Ole Riksen alla vitamina C. Utilizzavo questo contorno occhi in quarantena, lo avevo completamente rimosso, ho cominciato a riutilizzarlo e credetemi, è meraviglioso, illumina tutto, vipialla tutto, cioè anche da mettere prima del trucco, prima di mettere il correttore, cioè è bellissimo. Sulle sopracciglia vado a mettere questo siero di Benefit che serve proprio a farle crescere. Oggi alla mia skincare si aggiunge anche un'altra chicca perché proprio oggi mi è arrivato questo siero per le ciglia di Suede, lo so che l'avete visto ovunque, e io da oggi comincerò ad utilizzarlo ogni giorno e vedremo se ci saranno miglioramenti. Allora, il pennellino è così, io adesso lo applico e poi ci aggiorniamo prossimamente. Io sinceramente non ho le ciglia tanto sfigate, cioè ci stanno, però se crescessero non è che mi dispiacerebbe molto. Io mi metto proprio qui all'attaccatura, non so se sto facendo bene o male. Ok, step proprio finale, sulle parti in cui ho i brufolini metto questa crema Tetrinoina Same, che ho preso in farmacia e che mi ha consigliato la mia dermatologa. Se volete provarla ve la consiglio, però vi consiglio anche di fare attenzione perché comunque è un prodotto che secca molto molto la pelle, quindi va accostata ad altri prodotti che poi compensano e idratano per bene. Ciao!